muro è Museo Urban di Roma, ovvero un museo urbano a cielo aperto. Questa è l'idea che a me è venuta nel 2010, abitando al Quadraro, essendomi trasferito da pochi anni, un posto dove stavo da bambino, quindi a cui ero affezionato per memorie personali, e che ho visto molto degradato proprio nell'estetica urbana. Quindi tra un discorso di recupero e un discorso di portare l'arte nelle periferie, ma un discorso soprattutto politico di riappropriazione degli spazi, è nato Muro, avendolo proposto io al municipio, facendogli anche vedere dei bozzetti, però c'è stato poi il bisogno di realizzare una prima opera, perché l'urban art, quando parli di street art, si confonde spesso con l'idea che si facciano delle tag e ci si coprano dei palazzi privati. Questo è stato il primo muro realizzato nel 2010, insieme all'altra parte, è tutto un muro unico che ho fatto io per mostrare al municipio di che si trattava, che alla fine era arte portata semplicemente in strada. Da quel dicembre 2010 ho avuto l'occasione di poter chiamare tutta una serie di artisti e siamo arrivati a 13 muri. C'è un sito muromuseum.com dove si può andare a vedere la mappa, le gallery delle foto, eccetera. E spesso ora si cominciano ad incontrare, ma anche stamattina, le persone che girano per il quartiere e che vengono semplicemente magari da Roma Nord, magari da fuori Roma, a fare le foto, a vedere questi murales. Quindi si sta piano piano costruendo questa storia che vogliamo raccontare, ovvero che anche le periferie possono entrare nell'arte contemporanea, nel raccontare, diciamo, il contemporaneo attraverso l'arte. In particolare questo muro vuole ricordare, allo stesso tempo in un certo senso dimenticare, ovvero ricordarlo in un altro modo, perché ci saranno sempre delle facce e continueranno per decine e decine di metri, perché proprio qui sono stati messi in fila nel 1944 tutti i cittadini che sono stati presi e portati giù dai nazisti, dai nazifascisti, per deportarli poi, e Gary Baseman ha dedicato un muro a questo. Non si possono fare interventi di urban art senza tener presente il contesto, che è fondamentale. La città completa l'opera. Quindi il Quadraro, in un certo senso col suo spirito di resistenza, completa il progetto Muro, che vuole raccontare la storia del quartiere, non staccarsene, vuole essere semplicemente un seguito. Lì abbiamo un murale di Gary Baseman che racconta proprio a modo suo, una visione d'artista, il 17 aprile del 44, racconta proprio quel giorno e racconta il fatto che il Quadraro vuole ricordarlo, vorrebbe vederlo sui libri di storia. In questo caso io ho chiamato Gary Baseman proprio perché lui è figlio di un ebreo polacco scappato dal nazismo, quindi Gary è vivo proprio perché suo padre è andato via dalla Polonia e infatti ha sentito in una maniera molto personale la storia del Quadraro, della deportazione del 44, e ha dipinto in un certo senso suo padre che lotta nei boschi della Polonia dove si era rifugiato insieme ai paracadutisti russi. Questo qui è l'ultimo nato del progetto Muro, una creazione dell'artista statunitense Ronnie English, con cui io già avevo collaborato in passato nella curatela di mostre per alcune cose, che ho chiamato qui al Quadraro perché poteva in qualche modo rappresentare un po' il genius loci del quartiere. Quando lui ha incontrato sia gli ex deportati, ha incontrato un ex deportato del 17 aprile 1944, ha incontrato alcuni personaggi tipici del Quadraro, il barbiere, Gino, piuttosto che i signori che abitano qua vicino e gli portavano la pasta mentre lavorava. Lui ha un po' in questo modo ha compreso e ha capito proprio lo spirito di questo quartiere e lo spirito dell'iniziativa Muro. Ha dipinto intanto il suo Tempertot, questo bambino Hulk che rappresenta, no, l'infanzia e il piccolo bimbo su un corpo quasi ingestibile per un bambino così istintivo, perché è il corpo di un supereroe. E a fianco c'è Musk Mouse Murphy, che è questo personaggio, questo topolino con la maschera antigas, che un po' rappresenta per Ron l'America, gli Stati Uniti d'America che invadono il mondo con la loro cultura e che in qualche modo devono però proteggersene. I personaggi che sono sul retro dei due principali di Ron English
è come se fossero stati dipinti dal bambino mentre si incamminava fino ad arrivare qui. Cioè c'è l'effetto che l'Hulk bambino, Tempertot, sia tridimensionale così come il topo, mentre i personaggi sul retro, supereroi e altre immagini sono sul fondo, come se fosse un murale fuori dal murale. E perché proprio questo bambino al Quadraro? Perché per due ragioni. Uno, ne abbiamo parlato con Ron, diceva appunto che questo quartiere così piccolo eppure così forte gli faceva sentire un po' questa sensazione di fare Tempertot. E l'altro, nella sua propria iconografia, Tempertot in realtà rappresenta proprio il potere che non sa gestire se stesso. Ron, secondo me, rappresentava bene lo spirito battagliero del quartiere, perché Ron ha iniziato negli anni 80 facendo le battaglie contro la Camel, contro poi McDonald's, è sua l'icona di Ronnie McDonald del film Super Size Me, e poi ha realizzato poi l'Obama, quando c'è stato il momento di non trovarsi di nuovo con una presidenza come quella di Bush. Lui stesso adesso dice che non lo rifarebbe, però ha realizzato il ritratto Obama misto a Lincoln, quindi il presidente che ha eliminato la schiavitù e il presidente nero, il primo presidente nero americano. Ron al Quadraro a quanto pare sta benissimo, perché tutti i cittadini ci si ritrovano abbastanza e come dire, abbiamo conquistato un nuovo muro, un nuovo spazio del quartiere. Bo Stanton è un artista di Los Angeles che vive a Brooklyn. Lui è un amico, lui è venuto con Ron English, è stato suo assistente del suo murale finché non si è innamorato tantissimo del quartiere, si è innamorato di questa casetta, che è proprio uno spazio di quelli purtroppo in degrado nel quartiere. E Bo ha chiesto se poteva dipingerci sopra. Io ho detto: guarda, possiamo arrivare alla proprietaria, ma è una persona molto anziana, secondo me io, se glielo chiedo io, sicuramente mi dirà di no, sarà un po' complicato. Allora si è fatta avanti un altro abitante del quartiere, che ha detto: guarda, c'è mia madre molto anziana che la conosce già dall'epoca, quindi chiediamola a lei. Infatti ha chiesto alla signora, tra due anziane si sono capite e ci hanno autorizzato, e Bo ha dipinto quello che un po' l'aveva più impressionato dei giorni che è stato a Roma al Quadraro, ovvero il 1944, la deportazione e la vita nel quartiere che è rinata, un albero che nasce da un teschio.